Parole meridionali a cura di Angelo Angelotti. Per i soldi frao, per le troie faccio solo per la mia città. Non per le foto frao, per un Grammy faccio solo per la mia città. Non per la fama frao, per i concerti faccio solo per la mia città. Hey, hey, solo per la mia città. Il rumore che probabilmente sentirete in sottofondo è quello della mia auto che come ogni settimana mi accompagna lungo le strade di un paese che di unito non ha nulla, neppure i ponti che dovrebbero collegare una città all'altra, un paese profondamente razzista, carico di ignoranza, pregiudizio, un paese che altro che italiani brava gente, un paese dove la letteratura e la cinematografia per anni hanno voluto coprire con la cenere i tizzoni ardenti della intolleranza che ancora covano sotto. Mando questo contributo molto prima del termine che Raffaele di solito mi fissa per partecipare alla trasmissione, perché due sono le notizie gustose, tra virgolette, nella loro stupidità di cui vorrei parlarvi. La prima è di questo imprenditore che vedrete spesso in televisione perché ormai è legatissimo a chi governa in questo paese, insomma, uno degli strenui difensori delle politiche che attualmente governano questo paese. Dico così e probabilmente tanti di voi che mi ascoltano, chissà quante parolacce mi stanno mandando, chissà quanti pensieri negativi stanno mandando, ignorando che le persone vanno giudicate per le azioni che compiono, così come la politica. E se un partito per 40 anni ha posto alla base della propria ragione politica, del proprio agire, della propria strategia, il razzismo prima verso i meridionali, poi verso i neri, poi verso gli omosessuali, vuol dire che su di esso ci specula, non può avere nessuna giustificazione e nessuna pietà. Comunque vi dicevo, questo imprenditore, guardando delle scene di alcune persone che passavano ai tornelli senza obliterare il biglietto, senza possedere il biglietto a Napoli, ha assunto questo episodio a categoria generale astratta per definire il popolo napoletano come antropologicamente incapace di adempiere, diciamo, all'acquisto del biglietto per poter usufruire dei mezzi pubblici. Una stupidità, una boiata pazzesca, smentita dall'esperienza quotidiana di ciascuno di noi che magari si reca per lavoro tra Milano e Roma e di scene del genere ne vede anche in quelle città. Smentito anche dai video, centinaia di video che girano su YouTube, proprio di città come Roma e Milano, dove chiaramente si vede che anche in quelle città tanti preferiscono non pagare il biglietto. Ma nessuno di noi, sano di mente, si sognerebbe mai di dire che i milanesi o i romani sono antropologicamente diciamo avvezzi a questa pratica poco urbana e poco legale. Semplicemente, come in qualsiasi parte del mondo, come in qualsiasi, esistono persone che preferiscono non rispettare la legge, non rispettare per scelta politica, per convinzione personale, perché semplicemente non c'hanno soldi, per tante ragioni. Eppure questo signore, come al solito, ha alimentato il pregiudizio napoletano che sta lì sempre come sostrato imperituro della mentalità di questo paese, che poi giustifica anche tante scelte politiche. Come quella, comportamenti deprecabili, come quello che ha costretto una ragazza, sempre napoletana, a dover abbandonare Monza e la sua attività di guida turistica svolta in Lombardia perché napoletana, perché molto brava, con un gruppo Facebook numeroso che l'appoggiava nelle sue iniziative, eppure qualche concorrente lombardo l'ha invitata in maniera poco civile, in maniera mafiosa, in maniera camorrista, in maniera molto camorrista, questo camorrismo lombardo, no? Ci verrebbe da dire se ragionassimo come l'imprenditore di qui sopra, ma non lo faremo. È stata invitata, minacciata a ritornarsene a Napoli e a smettere di svolgere la propria attività in quel di Monza. La ragazza ha dovuto accettare per non aver problemi o per ragioni che al momento sfuggono alla cronaca dettagliata, poco dettagliata meglio, dei rotocalchi, e quindi
suscitando anche il dispiacere di tantissimi lombardi, la maggioranza, che ne avevano apprezzato le doti. E quindi ecco che mi rivolgo a voi ormai da tempo, dicendo che quando dite prima agli immigrati, ripetendo come per prima agli italiani, ripetendo come un pappagallo il razzismo di movimenti nati al di là del oltre il Po, movimenti che culturalmente con noi non hanno nulla a che vedere, finite per includervi tra i prossimi obiettivi: i terroni, gli extracomunitari, gli omosessuali. E quando capiterà a voi, non sarà rimasto più nessuno a difendere e più nessuno a denunciare il torto, il sopruso e il razzismo di cui sarete stati inevitabilmente vittime.